dove corri, dove vai? 24 anni fa usciva nelle sale la personale rilettura di Pinocchio, Occhio Pinocchio, a opera di Francesco Nuti. Un film controverso e sfortunato che ha segnato la sua carriera, la sua vita e quella della casa di produzione Cecchigori. Occhio Pinocchio, sta tranquillo babbo, questa volta ci sto più attento. E il 1993, all'apice del successo dopo lo straordinario incasso di Donne con le gonne, Francesco Nuti annuncia il suo progetto più ambizioso, una nuova e moderna versione di Pinocchio scritto con Giovanni Veronesi. Pinocchio secondo me è la più grande favola del mondo, perché parla anche della morte e della vita.